Non capisco per quale motivo mi si è bloccato tutto, scomparso, partita la prima parte del video. Vabbè, se non dovessi rispettare, comunque stavo dicendo, le tempistiche del video, se non rispetto le tempistiche del video, ci sarà prima e seconda parte. Ci sarà anche la terza parte perché non ho nessuna intenzione di dover ripetere insomma il tutto, sinceramente, vi dico la verità, anche perché voi non sapete che cosa significa stare lì, far video, leggere carte e cercare comunque di rispettare tutte le tempistiche. Allora, andiamo a vedere per il segno del leone, febbraio 2023. Allora, andiamo a scegliere la situazione attuale. Cosa sta succedendo? Cosa accadrà? Cosa situazione inconscia. Desiderio inconscio. Per il leone, situazione attuale, un 3 di coppe rovesciato, 9 di spade rovesciato, un 9, io mi auguro che le guardiate, le vedete tutte le carte, un 9 di spade rovesciato, abbiamo detto in cosa sta accadendo, poi abbiamo cosa accadrà, un 9 di denari, situazione inconscia. 8 di coppe rovesciato e il carro per il desiderio, desiderio inconscio. Allora, vediamo subito che in una situazione attuale c'è un messaggio negativo, nel senso ci sono delle difficoltà che state comunque sia attraversando. Potrebbero riguardare magari un rapporto comunque sia di coppia, però è anche vero che dietro questo messaggio negativo c'è sempre comunque sia un qualcosa di positivo. Innanzitutto è una crisi quella che c'è, un qualcosa però che vi deve dar sollievo perché a quanto pare c'è un miglioramento. Magari state insieme a una donna separata, o magari. Se voglio mettere a livello lavorativo, ok, cosa che non è incluso, però ve la dico, si potrebbe concludere anche un affare dove non avevate, speranze, dove avete tribolato insomma un bel po'. Però, tornando alla situazione, scusatemi, alla situazione sentimentale. È un successo raggiunto comunque con calma. Avete fatto tanti sacrifici, quindi entrate in questa crisi dove questa crisi comunque sia sta terminando. Certo, ci sono dei conflitti che devono essere sanati, dei conflitti che sono stati comunque sia molto pesanti in quello che state vivendo comunque sia tuttora, ma dovete cercare in tutti i modi, qualsiasi problematica, problema emerge, problematica emerge, dovete cercarla di affrontare subito, immediatamente. Quindi questo è quello che voi dovete fare, il sacrificio, la pazienza che ci dovete mettere e non lasciar scorrere comunque sia le cose facendo finta di niente oppure attendendo che eventualmente gli eventi cambiano comunque sia da soli. In cosa sta succedendo? Quindi questa è la situazione attuale. In cosa sta succedendo in realtà? Ok, ci sono delle vostre preoccupazioni che avete, chiaramente, preoccupazioni che sinceramente non devono comunque sia neanche esistere perché non vi portano assolutamente da nessuna parte.
Cercate di tenere i piedi a terra, di essere molto più ragionevoli e di valutare comunque sia tutte, di analizzare bene la situazione che comunque sia state vivendo. Probabilmente evitate di chiedere consigli, cercate di agire da soli, cercate di usare comunque sia la vostra testa, ok? Anche perché qualcuno di voi, non dico tutti, ma qualcuno di voi potrebbe in realtà rimanere comunque sia da solo, ok? Le persone vanno trattate per l'affetto che comunque danno, ok? E non il dover padroneggiare o sentirsi altezzosi o il doversi fare eventualmente castelli in aria e essere un po' caparbi. Cercate di farvi anche voi un'autoanalisi per vedere comunque sia anche quali sono stati in realtà gli errori che avete fatto voi. Cercate comunque di sanare le cose lì dove c'è chiaramente da sanare, ma poi andiamo a vedere con le altre carte, andiamo a fare dei chiarimenti. In cosa accadrà, come vi ho detto, abbiamo un 9 di denari, dove ci parla in realtà di abbondanza, di successo, di trovarsi in una posizione comunque confortevole, magari perché no, anche di riposo, raggiungere quelli che sono comunque gli obiettivi che desiderate, avere comunque le gratificazioni di tutto l'impegno che ci avete messo, almeno in questo mese, comunque sia di febbraio. Per alcuni di voi godersi anche un'occasione speciale, che può essere una riconciliazione, che può essere comunque quel passo in più che potete andare a fare, quindi da programmare qualcosa veramente di importante, ok? Anche perché, ripeto, c'è dell'abbondanza per voi. Quella che è la situazione inconscia, ok? Quello che non vi aspettate inconsciamente. Dovete affrontare delle situazioni comunque sia nuove. In un certo qual modo avete quella sensazione comunque di paura nell'affrontare il nuovo, perché è come buttarsi a capofitto, o meglio, non buttarsi a capofitto. Buttarsi comunque sia nel vuoto in qualcosa che non conoscete, non sapete, ok? Però c'è da dire anche che non tutte le situazioni possono essere comunque sia cambiate, non tutte le problematiche fondamentali possono essere chiaramente risolte o si possono risolvere in questo mese. E non lasciatevi prendere dai dubbi, perché i dubbi possono prendere il sopravvento e portarvi comunque sia in situazione di perdita, perdere, allontanarsi dalla persona di proprio interesse, oppure quegli ostacoli che possono sembrare degli ostacoli, cioè che a guardarli sembrano degli ostacoli che potete risolvere o quelle difficoltà che potete risolvere possono magari diventare comunque più pesanti lì dove chiaramente vi fate prendere dai dubbi, dall'ansia, da tutte cose comunque sia negative. Invece il vostro desiderio inconscio, come quinta e ultima carta, ok, ci parla di scelte che maturano, di prove che maturano, di una condizione di consapevolezza della situazione che vivete, che andrete comunque sia a vivere, dove vi porta ad avere fiducia in voi stessi, ad avere comunque sia una stabilità. Quindi andare verso una nuova fase più arricchita, muovermi verso qualcosa comunque sia di buono. Il trionfare sulle difficoltà, sul periodo di incertezza, su situazioni che magari, ripeto, pensavate che comunque sia non ne venivate a capo, oppure non riuscivate comunque a risolverle. Per quanto riguarda la situazione affettiva, amorosa, è proprio il momento di dover cominciare a fare o quel passo in più se siete in coppia e ci sono comunque delle discussioni, oppure lì dove c'è stato comunque un allontanamento, la riconciliazione. E invece per i nostri single ci possono essere comunque delle belle avventure pepate, quindi col peperoncino, dove siete comunque alla ricerca della vostra anima gemella e potrebbero esserci comunque sia delle novità entusiasmanti. In questo
in questo mese di febbraio. Attenzione a quelle che sono le delle proposte che vi possono essere fatte oppure delle opportunità che potreste avere in questo mese. Cercate di non rifiutare qualcosa o di prestare, o meglio, di prestare attenzione magari a tutto quello che vi può in questo mese chiaramente arrivare, ok? Se è un qualcosa che secondo voi potrebbe essere allettante, perché no? Accettatela senza problemi. Soprattutto, ripeto, per i single, nelle vostre conoscenze che potreste andare a fare. Adesso andiamo a chiarire subito le carte e andiamo a vedere nella situazione attuale per il segno del leone nel mese di febbraio 2022. Questo 3 di coppe rovesciato, quali altre informazioni ci può dare in questa situazione attuale? C'è infatti un'insoddisfazione di situazioni che magari, ecco, state comunque sia vivendo, perché ci possono essere delle difficoltà, degli ostacoli che dovete chiaramente superare. Vivete una situazione un po' altalenante dove avete dei dubbi, non sapete neanche voi che cosa fare e quale scelta prendere lì dove vi trovate di fronte a una scelta. Per tanti di voi comunque c'è un allontanamento. Vi dico anche un'altra cosa, per tanti di voi c'è un allontanamento, però vi dico anche attenzione di non cadere comunque sia in situazioni ristagnanti, di non ritornare a rifare gli stessi errori, perché è vero, in amore vi dico subito, ci sono delle difficoltà. Andiamo invece a vedere il 9 di spade rovesciato per il segno del leone in questo febbraio 2023, quale altre informazioni vuole darci? E qui parliamo di cosa sta succedendo. Qui abbiamo un'energia femminile molto forte, qualcuno di voi ha delle situazioni, cause legali, burocratiche da dover comunque sia sistemare, oppure situazioni belle forti a casa, in famiglia. Nella coppia, lì dove ci possono essere stati degli inganni, delle bugie, o risolvere un qualcosa con un'energia femminile, o se voi vi trovate in un'energia femminile, risolvere un qualcosa con un'energia maschile, magari un progetto, un obiettivo che volevate comunque sia portare a termine, che a quanto pare fino adesso ancora non si è risolto. Avete bisogno di gratificazioni. Avete bisogno comunque sia di avere quelle piccolezze, di realizzare quelle piccolezze, di pensare comunque sia al vostro futuro, ok? Questo è quello che sta succedendo, i vostri pensieri, il vostro dover comunque sia affrontare quelle situazioni spiacevoli che si stanno comunque presentando. Andiamo a vedere invece il 9. Di denari, quindi cosa accadrà in questo mese di febbraio 2023 per il segno del leone? Questo 9 di denari, cosa vuole comunicarci di più? Cosa vuole dirci di più? Ci sono dei cambiamenti comunque sia positivi. Questi cambiamenti positivi chiaramente attendono una vostra decisione, ok? Dovete uscire fuori da quelle situazioni che ormai vi stanno tormentando, ma cambiare anche il vostro modo di ragionare, proprio per darvi la possibilità di ricominciare un qualcosa di nuovo, o fare quel passo in più, oppure o fare quel passo in più, oppure iniziare proprio qualcosa di nuovo per chi magari ha chiuso una relazione. Prestate attenzione perché ci sono anche delle scelte a livello economico che dovreste andare a fare. Potrebbero esserci comunque sia delle perdite a livello economico. Quindi occhio, aprite bene gli occhi, ok? E prestate attenzione lungo il corso del mese di febbraio. L'otto invece di coppe rovesciato, la situazione inconscia per il segno del leone in questo mese di febbraio 2023.
Infatti vi preoccupate per delle difficoltà, cosa che la carta mi aveva detto, l'otto di coppe rovesciato mi aveva detto non c'è motivo di preoccuparsi, ok? Anche perché siete in una posizione comunque sia di stabilità, determinati, forti, sapete perfettamente quello che volete. L'unica cosa che dovete fare, ripeto, sono delle decisioni nette che dovete andare a prendere, ok? Attenzione a chi vi riferisce delle cose, a comunicazioni che magari possono essere errate. Avete bisogno semplicemente di ricominciare, di iniziare un qualcosa di nuovo, ma dipende solo da voi. Potete soltanto desiderarlo voi. Lì dove prendete una decisione, la decisione comunque sia netta, potete tranquillamente, cioè una decisione ferrea, ok, potete tranquillamente andare avanti e cambiare comunque il corso di una situazione o un'evoluzione eventualmente, anche l'evolversi di una situazione, ma di voi stessi anche. Non è detto che debba essere per forza comunque una situazione, potreste anche essere riferito a voi stessi. Vediamo invece il carro per il segno del leone in questo mese di febbraio 2023, che rappresenta il desiderio inconscio. Vediamo su questo desiderio inconscio la carta del carro quale altra informazione può darci, può dirci? No, può darci, giusto, può darci di più. Ci sono delle informazioni che emergono, che vi portano chiarezza, cose che vengono a galla, cose che fuoriescono, informazioni che vi vengono comunque sia date. Ok, l'unica cosa che dovete fare attraverso queste informazioni, innanzitutto sì, c'è un sentimento, c'è un amore, c'è un qualcosa alla base comunque a livello sentimentale. L'unica cosa, dovete riportare l'equilibrio, la stabilità comunque sia nella coppia, e cercare per i single o per chi si vuole riconciliare dopo un allontanamento di non ricadere nello stesso rapporto magari problematico con le stesse problematiche che c'erano prima, anche perché cioè qui si deve chiaramente evolvere, si deve cambiare qualcosa, non si può rimanere fermi alle stesse situazioni, ok? Altrimenti non c'è evoluzione, non c'è cambiamento e non c'è quel qualcosa che deve comunque sia procedere e andare avanti. Io vi ringrazio, ok? Noi ci sentiamo e ci aggiorniamo. Buonanotte.